casa tua ballavate anche l'inverno? Certo, sempre lì. Poi veniva quella Befana, veniva Befanai, facevano tutte le cose. Una volta c'era un uomo, gli era vestito da donna, da Befana, no? E sicché lo spogliono di tiranfora le cose, le ameredare delle biciclette, dicevano che gli aveva partorito. Se erano bambini, che ci si divertiva, capito? S'aveva un po' paura, perché quando si sentiva suonare campanelli, noi si erano pauriti, capito? S'aveva paura di questa gente. E invece forse si divertiva. La Befana gli si preparava il mannocchino della legna, quello di fieno per il ciuchino, ci diceva, no? Scherzi, il giorno tutti a cosare, a preparare la roba. E poi la mattina, prima che si levassi, le hanno in osa di mezzo. E poi l'accende il fuoco, la nonna, ha visto la Befana, l'ha acceso il fuoco, dice per scaldarsi. Con quelle arze c'è un dolore al cammino. No, sì. Che carnevale. Quando arrivava, quando passava i Befanai? La notte. I Befanai passavano la sera e si fermavano lì a fare queste cose. La sera della vigilia? Sì, della vigilia. E passava di casa in casa? Sì, no, guardante, si rideva. Per carnevale si andava a far fuoco al grano, luma il grano. Per carbonchiale si diceva grano grano d'un carbonchiale, l'ultima sera del carnevale siamo venuti a illuminare, quanto alla buca e quanto al poggio, ogni spiga ne faccio un moggio, e un moggio e un moggino, ogni spiga un panellino, e nel campo alla fossetta ogni spiga una mezzetta, e nel campo alla ragnaia ogni spiga 100 staia. Ecco, che mannaione acceso, capito? Ci facevano con le manne lunghe della segale, visto la segale le ho un fusto piuttosto alto, lo battevano tutte a mannettine, che poi ci davano queste mannettine, ci gli davano fuoco e via per quei campi, si vedeva tutti i lumi, quando si era fuori, no guarda, era bello Marco, tanto si rideva, quando si andava a vendemmiare anche allora. E quando lo facevate l'illuminare il grano? Il martedì di carnevale, si diceva l'ultima sera di carnevale, siamo venuti a illuminare, perché per via non venisse il carbonchio al grano, capito? Perché gli veniva delle palline nere, e diciamo carbonchio, mi carbone, no? E che è possibile che fagli il lume che non venisse? Però si credeva a tutto, capito, allora. Oddio, mi sarà contento, si vede allora ad arrivare... E il martedì è più andato a fare il lavoro. Tutti i figlioli. Tutti i gruppetti di ragazzini. Sì, sì. Con questa manna accesa. Via. Davvero, Marco.